Benvenuti! Benvenuti, benvenuti! Grazie per essere, io mi addentro sul palco, grazie per essere qui con noi in questo sabato straordinario. Perché è straordinario? Perché questo, in fin dei conti, si tratta di un esperimento. Quindi è, diciamo, una prova di quello che potrebbe essere veramente un appuntamento che poi prenderà piede, mi auguro, perché a me l'idea piace tantissimo, ve lo dico subito. È questo straordinario festival invernacoliere, cioè perché? Perché voi sapete benissimo che Sant'Agnese è una festività tutta aquilana, si festeggia soltanto all'Aquila, ogni 21 di gennaio, e la confraternita di Sant'Agnese, in occasione di questa festività, ha voluto inserire nel programma degli appuntamenti anche questo appuntamento, per mantenere vivo il presidio del dialetto, perché questo l'humus, no? L'obiettivo principale in primis di questo movimento straordinario, che è il movimento agnesino. Ognuno sicuramente di voi fa parte di una congrega, ognuno di voi avrà partecipato almeno una volta a una cena di Sant'Agnese, e si sa che dopo le feste tradizionali, quelle natalizie, è uno degli appuntamenti più attesi all'Aquila. E allora, come sono abituato a dire da quel giorno triste che purtroppo ogni tanto torna, buon pomeriggio dalla città più bella del mondo. Questa è una cosa molto importante, perché è veramente, cioè, sentita questa cosa. L'ho detto tante volte in radio, continuerò a dirlo sempre, quindi sarà la vostra tassa da pagare da qui finché camperò. Questo è un prodotto, dicevamo, che voi lo vedete adesso, ne godrete di questo prodotto, però non sempre dobbiamo fare attenzione al prodotto, dobbiamo fare attenzione anche a chi lo ha pensato, chi lo ha organizzato e chi lo ha concretizzato. Signore e signori, io vorrei chiamare qui sul palco accanto a me una figura che conoscete tutti, ma a beneficio di chi non lo conosce ancora, adesso avrà l'occasione di farlo. Angelo De Nicola! Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Devo dire che Vanni, pur avendo fatto male le scuole basse, si è imparato. È bravo. Ha fatto solo un errore quando ha detto che la confraternita organizza. Qui è il movimento agnesino. Movimento agnesino. Perché lui fa parte di una confraternita, quindi tira acqua al suo mulino, lo capisco. Anch'io farei la stessa cosa. Ma abbi pazienza. Qui c'è un movimento di persone, 40-50 persone, che lavorano per questo evento in maniera del tutto volontaria, per l'idea, sull'idea, sul presidio di questa nostra tradizione che, come giustamente sottolineava Vanni, è unica al mondo, che risale al 700, e noi abbiamo voluto agganciarci questo festival che l'anno prossimo festeggerà 20 anni. Questa idea avuta da alcuni sognatori, e noi continuiamo l'utopia, e che però ha questo straordinario successo di pubblico. Guardate, giovedì abbiamo fatto un convegno in una scuola media a Torni in Parte con l'Istituto Comenio, l'Istituto Scolpito Torni in Parte, sul dialetto, con tre docenti che hanno esplicato l'Atlante, questa pubblicazione che è l'Atlante del dialetto della conca aquilana, con le registrazioni in presa diretta di persone che oggi non ci sono più, perché la ricerca dura ormai da 30 anni, proprio con la registrazione dei vari dialetti all'interno della nostra conca, una cosa straordinaria e partecipatissima. Ieri abbiamo fatto questa commedia, questa rappresentazione, questo cabaret della compagnia degli instabili, il trattino c'è perché non sono molto normali, e persone qualsiasi che si sono messe in discussione e hanno messo in scena questo cabaret che ha avuto due repliche straordinarie. Colme qui all'auditorium di Renzo Piano. Domani ci sarà all'Aquilone Cinzia Leone, che conoscete tutti, la straordinaria interprete, tra l'altro lei è abruzzese
di Rocca Pia, vicino Sulmona, ma è la straordinaria interprete di questo film Parenti Serpenti, che è arrivato in questi giorni su Netflix, restaurato, di Monicelli, girato a Sulmona. Se l'avete visto, rivedetevelo restaurato; se non l'avete visto, vedetevelo, perché è eccezionale, insieme a Anduccio, in uno spettacolo sull'ironia e la maldicenza. E poi concluderemo sabato prossimo con la compagnia di Rossana Villani, con uno spettacolo in dialetto ovviamente, al Teatro dell'Accademia di Belle Arti, di fronte al Movieplex a Pettino. Concludo dicendovi che oggi probabilmente io ho perso un amico, che è il mio amico Momi di Teatro Service, che l'ho fatto letteralmente impazzire, perché riflettete, state vedendo tutta questa strumentazione, qui praticamente per due canzoni si fa un concerto, quindi c'è uno sforzo organizzativo e tecnico pazzesco appresso a quella che diceva Vanni, è una sperimentazione. Noi siamo convinti che funzioni, anche grazie all'apporto di grandi professionisti che ci sono in questa città, come la ditta Teatro Service, che ci ha sempre seguito e supportato anche nelle nostre follie. Questa è una follia, ma speriamo che sia una follia che vi piaccia, che raccolga il consenso, perché questi che si metteranno in discussione qui questa sera, comprese band di un certo calibro, ma poi non vi voglio togliere nulla, Vanni condurrà, perché Vanni è il nostro Amadeus, no? Quindi lui fa la parte di Amadeus, no? E noi facciamo San Lustio, due parole, perché Sanremo, gli ignoranti si sbagliano e dicono Sanremo due parole, noi abbiamo San Lustio due parole. Quindi è un po' una satira, un po' un prenderci in giro per divertirci e soprattutto cercare di divertire e cercare comunque di presidiare le nostre tradizioni, che sono importanti. Poi si può essere d'accordo o meno, noi siamo per la critica, quindi chi ci critica è bene accetto, però riflettete sul grande sforzo che si sta facendo per cercare di presidiare le nostre tradizioni e per cercare di presidiare anche il dialetto, come giustamente sottolineava Vanni. Quindi speriamo che vada bene, c'è la diretta con Manu Web TV, questo signore abbronzato che è di una disponibilità stratosferica, è sempre con noi e lo ringraziamo, straordinario. Ci sono gli Alpini, che il gruppo Michele Jacobucci, che ieri è stato giustamente, del quale ieri sono stati giustamente ricordati due persone scomparse proprio a distanza di 3 mesi l'uno dall'altro, in maniera assolutamente incredibile, quali appunto Claudio Ianni e Gianfranco De Simone. Li abbiamo ricordati ieri con grande enfasi, perché erano persone che erano sempre a disposizione e qualsiasi cosa, ed è giusto ricordarli con un grande applauso. Poi abbiamo la giuria qui dietro, poi Vanni vi dirà anche i nomi, sì, dell'Associazione Nazionale della Polizia, che si sono prestati con grande coraggio, devo dire, perché insomma rappresentando anche un ente importante qual è la Polizia di Stato, però hanno anche loro la loro confraternita, quindi hanno capito esattamente lo spirito e quindi ci affideremo a loro come giuria. Alla fine della, e concludo, alla fine di questa tenzone, di questo festival di San Lustio, ci trasferiremo fuori, dove avverrà la premiazione dell'Agnesino, questa ennesima edizione dell'Agnesino, cioè chi sarà il più votato vincerà l'Agnesino. Ovviamente è una gara goliardica, quindi nessuno vuole bocciare nessuno, però c'è un piccolo sale di questa gara, di questo festival, e con le leccornie preparate dalle donne di Torni in Parte, con la prologo, con l'organizzazione di questa squadra incredibile che preparerà cose molto interessanti, e anche il vin brûlé, il famoso vin brûlé degli Alpini, del gruppo Michele Jacobucci, che come sapete noi compriamo 100 litri, 80 per loro e 20 per il pubblico. Questo succede, quindi, però ci sta, è giusto. Quindi dopo ci vediamo, alla fine ci vedremo fuori per fare la cerimonia e per divertirci anche lì con quella che Ludovico Nardecchia, che è stato uno dei fondatori di questa follia, di questa utopia del Festival della Maldicenza, insieme a Tommaso Ceddia e ad altri grandi che adesso non vi sto ad elencare tutti, diceva la festa asburgica. Peraltro oggi il clima è quello nostro, quello aquilano, quindi ci vorrà un po' di riscaldamento, un po' di ottimo vin brûlé. Buona Sant'Agnese a tutti, grazie.
Grazie. Grazie Vanni. Grazie, grazie davvero, contributo preziosissimo. Allora, andiamo subito a iniziare, però prima mi preme ricordarvi una cosa molto importante. Angelo ha ricordato bene la diretta con Manu Webb. Se avete amici a casa o da qualche parte, ditelo. C'è la diretta sulla pagina Facebook di Manu Webb e poi ovviamente la serata è tutta registrata e chi è qui in sala potrà rivedersela con calma a casa e riguardare magari tutto quello che accade in questo primo festival di San Lustio. Benvenuti. Allora, vado subito a presentarvi la giuria, che è molto importante. Sono sei componenti: Pier Giuseppe De Rosa, grazie per essere qui con noi, Roberta Fonti, buonasera, Emanuela Romano, grazie, e poi abbiamo Simonetta Narducci, grazie, poi abbiamo Donatella Sapra. Ah, ok. E poi abbiamo Luca Guandalini, grazie, minacciato ovviamente di essere presente, altrimenti erano guai. Allora, direi di chiamare subito in diretta, immediatamente, il primo gruppo. È un gruppo che, composto da giovanissimi, vuole proporre un classico della canzone dialettale. Beh, come abbiamo detto, il vernacolo è molto importante, è la chiave dominante di questo appuntamento, e allora io vorrei chiamare i Pianola Band. Facciamo fare il loro ingresso e li accogliamo con un applauso. I Pianola Band sono pronti, prego. Eccoci qua. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuti. Eccoci qua. Allora, intanto che loro si preparano, vi racconto subito la canzone. La canzone è Cicirinella, è la canzone che credo conosciate tutti quanti, ed è la canzone che apre questo primo festival della canzone aquilana in dialetto. Quindi siete pronti? Abbiamo preparato tutto, voi avete questa grande occasione. Allora, signore e signori, Pianola Band. Carro per la zanatella, era lo porco di Cicirinella,
Tangerinella vera, Tangerinella vera, Tangerinella vera, Tangerinella vera. Tangerinella te ne va tenere, che teneva, che teneva. Tangerinella te ne va tenere, che teneva, che teneva. Manderà la strada senza le muta, se è mangiata la casa e la terra, questa è la fine dei Sicilini. Se è mangiata la casa e la terra, questa è la fine dei Sicilini. Sicilinella, vera, Sicilinella, vera, Sicilinella, vera. Bravi, bravi. Grazie. Il piano da Beld, grazie ragazzi. Prego, grazie davvero, grazie. Classica canzone, abbiamo deciso di aprire con questa canzone perché insomma è una canzone che conoscete un po' tutti quanti. Adesso invece vi portiamo a Cagnano. A proposito, fatemi salutare il sindaco di Cagnano, Iside Di Martino, grazie signora per essere qui con noi, grazie davvero. Vi portiamo a Cagnano perché? Perché il secondo cantante di questo Festival di San Lussio è di Cagnano. Quindi lui canterà una canzone in dialetto cagnanese, credo si dica così, ed è un titolo un po' particolare, Le casette di Santo Nunzio. Adesso ci facciamo raccontare tutto da Claudio Cucchiella. Accogliamolo con un applauso. Prego. Questa qua. Eccola qua. Abbiamo preparato la poltrona più comoda. Oh, eccoci qua. Allora, intanto, perché il titolo? Perché questo titolo? Come mai? Adesso lo spiegherò durante... Durante la canzone? Spieghi tutto durante la canzone? Sì. Allora, le casette... prima della canzone. Prima della canzone. Sì. Quindi, le casette di Santo Nunzio. Nunzio. Perché? Perché questo nome? Nunzio chi è? È una località che è stata vicino a Cagnano, c'è l'altipiano di Cascina, sì. Si chiama Santo Nunzio, è poco conosciuto perché sta un po' in disparte, bisogna andarci apposta. E fino a... lo dico qua perché se no... Certo, ecco, prego. Dicevo, prego. Prima di cantare questa mia vecchia canzone in dialetto di cagnanese, voglio fare una piccola premessa. Sono sicuro che molti di voi conoscono l'altipiano di Cascina, dove si trova nel comune di Cagnano Miterno. Là vicino, in una località che si chiama Santo Nunzio, appunto come le dicevo, c'è un antico borgo fatto di case rurali, stalle, pagliai, oltre una cava di pietra dove gli scalpellini cagnanesi fino alla fine del XIX secolo prendevano, lavoravano le pietre per farci gli altari e i portali delle chiese. Nel corso degli anni la cava fu abbandonata, ma quelle vecchie casette di Santo Nunzio durante la bella stagione continuarono ad essere abitate da allevatori e agricoltori delle famiglie Grimaldi di Termine di Cagnano. Poi con il boom economico degli anni 60 anche quelle famiglie hanno abbandonato quella terra per andarsene lontano, forse a Roma o in altre città dove il lavoro è meno faticoso, più leggero, e quello che si faceva di quello che si faceva a Santo Nunzio. Lo spopolamento, ecco importante questo, lo spopolamento. Questa canzone è dedicata proprio alle casette di Santo Nunzio e all'abbandono delle nostre montagne. Quindi proprio un argomento attualissimo, lo spopolamento delle aree interne. Delle aree intorno al comune dell'Aquila. Come vedete, diciamo, Festival di San Lussio, trattiamo anche argomenti insomma di un certo peso. E quindi dopo Cicerinella, signore e signori, Claudio Cucchiella, prego, se ha scordato qualcosa, gliela tengo io, è sempre stato il mio sogno poter suonare una chitarra, ma non so manco come si tiene in mano. Vabbè, ma d'altronde adesso ci penserà l'artista che noi abbiamo chiamato e che quindi sarà lui a pensarci. Allora, io vi presento ancora una volta Claudio Cucchiella con Le casette di Santo Nunzio. Prego. Prati, pratilli e piante.
Sannarì, non senti pure piano, quel po' di forze senti in campanaccio della cavalla che tu porta piccato, adreodero violante in passaraccio. Come a Cascina la storia era già scritta, la gente se ne gira tutta via. Tutti in adraia. Con le casette sono chiuse tutte quante e i padroni non hanno più nostalgia de corna e mogne gravidienti si affacciano ogni tanto scappano via. Grazie. Claudio Cucchiarella. Cucchiella. Claudio Cucchiella. Tutto tranquillo, è andata tutto bene. Tranquillo. Cioè, ma l'hai provata un'emozione nel cantare? L'emozione si prova sempre, parla canta davanti al pubblico. Cioè, esatto. Io, diciamo, dal vivo canto raramente. Comunque c'è una certa emozione, certo, vero? Emozione. Perfetto, io ti ringrazio. Grazie, grazie davvero. Grazie e siamo pronti, grazie davvero, è stato un piacere conoscerti. Bravo, bravo Walter. Oh, adesso il prossimo artista invece farà due canzoni, non una, due canzoni. Una si chiama Mastro Raffaele e l'altra si chiama Quando Iu Core Te Fa. Non ho capito. Ah, quindi la conoscete allora. Non è un inedito. No, allora, vabbè, Festival di San Lussio presenta anche, prego. Si accomodi, io la volevo presentare, però intanto lei... Sì, certo, certo, certo. Signore, io non capisco, ma Vanni è aquilano? No. E infatti, no. Quando Iu Core Te Fa bubù, è vero? Ah, ecco. Quando ecco. Iu Core Te Fa. Chiedo quando scusa. Iu Core, cioè. Certo. Attento, con tanti anni non siamo riusciti a imparare un po' di aquilano. Però piano ci arrivo. Non te sei imparato. Come ha detto Angelo, io ho fatto le scuole basse, quindi abbi pazienza. Allora, signore e signori, Mauro Di Carlo è un professionista aquilano, lo conosco da qualche anno, non ve lo raccomando, però insomma lo conosco da qualche anno. Quant'è che c'è? 30 anni, 40 anni? 40. Mi sa di sì. Mi ricordo, forse qualcuno se lo ricorda, anche tra il pubblico, lui presentò il suo primo album d'artista vero, cioè il suo primo CD, pensate, al teatro all'Aquila. C'era una serata bellissima, tu te la ricordi, sì? Io c'ero. Ed è stata una serata meravigliosa con delle canzoni spettacolari. Ve lo lascio, vi faccio sentire due canzoni di Mauro Di Carlo, come abbiamo sentito, i titoli li conoscete, e adesso godetevi queste due canzoni. Io ho bisogno di voi, eh? Assolutamente signori, ho bisogno di voi. Mauro Di Carlo! La prima canzone è stata scritta da Jacobucci. È importante queste cose perché secondo me dobbiamo ricordare i nostri artisti aquilani. Il Jack. E l'altro è l'arrangiamento, cioè le parole di questa canzone non si sa chi l'ha fatta, perché secondo me sono stati tantissimi gli autori. La cosa importante è che quando sono andato a vedere chi ha arrangiato questo brano, un certo Prodigo, che era il mio preside al conservatorio, per cui importante come cosa, che era di Scoppito, mi sembra. Mastro Raffaele. Raffaele, do te ne va, te potemo accompagnare, tenga corre alla casa.
pace e risparmio, una cambiata mi è già scaturita, come faccio con questa bibita, zitti poco la sete mei, e Mastro Raffaele non te ne carica, che questa cambialetta potevo rinfrescare, e Mastro Raffaele non te ne carica, e Mastro Raffaele non te ne carica, Raffaele dove te ne va, te potemo accompagnare. Tenga gli fuori porta Castiglio, ma noi tu che figlie ma sola, con la scusa dell'ora e la scuola, non si sa che resta a combinare. E Mastro Raffaele non te ne incarica, sei gli da fuori porta dove c'è tu ad entrare. E Mastro Raffaele non te ne incarica, e Mastro Raffaele non te ne incarica. Raffaele che scirre fa tu, perché sta così distratto. Stamattina so ditta rosina, state attenta, non dormi, state attenta alla iatta, ma però sei un poco distratta, e io pesce s'ha fatto magna. E Mastro Raffaele non te ne incarica, metti la iatta rustu e te vorrà fiata. E Mastro Raffaele non te ne incarica, e Mastro Raffaele non te ne incarica. L'altro brano invece è stato scritto da un certo Rosati, che io conoscevo quando ero ragazzo perché andavo ai Salesiani, e c'era dentro, io andavo agli scout ai Salesiani e sentivo sempre una band che suonava dentro una stanza, e c'era questo Rosati che accoglieva i ragazzi e li teneva tutti insieme. E io, secondo me, questa è una delle canzoni più belle aquilane, ma poco conosciuta, almeno da parte dei tanti aquilani. Quando io corre te fa bubù. Frusta un po', però non fa niente. Sotto alla fonte di casa, Don Vincenzo se sta rimpazzì. Maria Teresa, se la guarda e gli dice cusci, Maria Teresa, restringe da me, le ecore a me un bacio. Maria Teresa, refamme sinti, lo caglio degli U23. Se io core te fa bu bu, è l'amore che bussa alla porta, Don Vincenzo se sta ringrilla, pada bi pada bu pada pa. L'istu Maria Teresa, gli rappiccica non sganasso, sa che rentrona iu bottu, e la rua repete cusci. Maria Tere, restringe da me, le ecore a me un bacio. Maria Tere, refamme sinti, lo caglio degli U23. Se io core te fa bu bu, è l'amore che bussa alla porta, Don Vincenzo se ringrilla, ma da bim pa da bum pa da ba. E la gente nascosta, mentre i vecchi se stanno a zurda, dove qui gli ulichino,
Don Vincenzo rimane a pensare. Maria Tere restringe da me, le ecore a me un bacio. Maria Tere refa me sinti lo caglio degli U23. Se you core te fa bu bu, è l'amore che bussa alla porta. Don Vincenzo si stringrilla, pada bim pada bum pada ba. Se you core te fa bu bu, è l'amore che bussa alla porta. Don Vincenzo si stringrilla, padabim padabu padabà. Mauro Di Carlo, bravo Mauro. La giuria è chiamata, è a un arduo compito la giuria. Oh, una nota a margine, il pubblico si è ingrossato e tra il pubblico facciamo un applauso anche al giornalista di Rai 3, Alberto Orsini. Grande Alberto! Anche lui fa parte di una congrega, come ben conoscete. E volevo salutare anche Flavio, che insomma, il tecnico Flavio, molto attento con il suo obiettivo. Grazie per essere qui con noi stasera, grazie. Oh, detto questo andiamo avanti. Quindi a questo punto io chiamerei sul palco una band che insomma partecipa a tanti festival, partecipa a tante feste locali, insomma vengono chiamati in ogni dove perché portano appunto l'aquilanità e non solo nei loro appuntamenti, nelle loro performance. E allora, signore e signori, chiamerei i Folca Vacca. Chiamiamo i Folca Vacca, li facciamo salire sul palco. Prego, signori, accomodatevi. Si sono dovuti, insomma. Buonasera, buonasera, grazie. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Tra l'altro, insomma, li conosco da qualche anno, quindi mi fa piacere che abbiate accettato l'invito. Quindi adesso voi proporrete due canzoni. Allora, se ti avvicini un attimo qui a questo microfono, mi racconti la prima canzone come si intitola? Va bene, Vanni. Buonasera a tutti, innanzitutto dai Folca Vacca, come ci ha presentato e annunciato il nostro amico Vanni. Vi vorremmo far ascoltare una canzone che abbiamo scritto durante il periodo di quarantena. Abbiamo scritta musica e parole, l'abbiamo scritta proprio noi, che si chiama La Quarantena, è l'apostrofo a quarantena. Frucci sarà contento. A proposito, abbiamo anche Antonio Frucci, che poi faremo salire. Facciamo un applauso a L apostrofo A, che insomma è un'altra realtà importante di questo territorio, e quindi La Quarantena. Sì, diciamo che è una canzone che ha cercato di sdrammatizzare in maniera anche un po' irriverente, come quello che è il nostro stile, diciamo, certo. Quel periodo un po' cupo, che abbiamo... Mi ricordo che c'era tanto sole, però era sì. Vabbè. Le migliori pasquette, esatto. passate dentro. Quindi, signori, a voi La Quarantena. Esatto. E poi la seconda canzone invece si intitola? Ma la seconda canzone avevamo preparato con qualcosa di più classico, però visto che è sant'Agnese, sì, pensavamo di farvi ascoltare gli Strombotti aquilani. Gli stornelli aquilani che erano al tempo, furono inventati, diciamo, come mezzo di contestazione sociale, perché allora la parolaccia, diciamo, era un po' vietata. E questa canzone ha... visto che non ci stanno bambini tra la platea, quindi possiamo andare tranquilli, anche ho qualche piccola censura, però qualche epiteto volgare potrebbe venir fuori, per cui non vi scandalizzate, abbiate pazienza. Visto che è Sant'Agnese, esatto, il festival di Sallustio, pensavamo che fosse la canzone adatta per il contesto. È contestualizzata, insomma, perfetto. Allora, signore e signori, i Folca Vacca. Thank you.
Sentite, sì, bravi, bravi. Viste masturare orecchie, secondo me. Fammi un po' di spazio, io non c'entro, mica perché però la fisarmonica non sarebbe picciolita. Dicevamo, da qualche mese ho perso un po' di chili, no, però Stefano mi si è messo vicino pensando che mi sono rimpicciolito. Ma la fisarmonica no, però è sempre quella. Allora, signori, seconda canzone, gli Strombotti Aquilani. Mi raccomando, se ci sta qualche parolaccia, abbiate pietà di noi o quantomeno Sant'Agnese che ce lo accordi e ce lo consenta. Stata portata la giornata, rispondi un padano di fa.
voi e viva Sant'Agnese! Bisogno di assistenza, ma soprattutto di affetto, ed allora la RSA Villa Dorotea ha voluto regalare una giornata di festa a tutti i suoi ospiti e scrittori. Gli anziani, molti di loro, non possono tornare a casa per il Natale e così l'amministrazione ha organizzato una giornata molto speciale. Io intanto vi ringrazio per essere stati qui con noi, grazie davvero, vi auguro le migliori fortune e vi auguro anche di partecipare al... seconda edizione del Festival di San Lucio. Un piacere, grazie. Grazie, grazie davvero. Complimenti, bravi, bravi. Io adesso andrei a chiamare un altro gruppo che insomma vuole e comunque abbiamo invitato molto volentieri a partecipare a questo festival. Non sono tecnici, sono proprio il gruppo loro, e quindi esatto, cioè proprio come li vedete, come esatto, si stanno preparando, un attimo di pazienza che i tempi tecnici. Intanto vado a ricordarvi un appuntamento molto importante, quello di domani pomeriggio dalle 17:30 all'Aquilone, come vi ha ricordato prima Angelo De Nicola, un appuntamento straordinario con Cinzia Leone, con Duccio, per un altro spettacolo incredibile legato appunto alle manifestazioni di questa festività tutta aquilana. È arrivata anche Virginia, credo. È arrivata, quindi era per... sapevo che il pubblico si fosse... Insomma, è arrivata anche Virginia, a posto. Allora, dicevamo, domani pomeriggio, mi raccomando, non potete mancare, è un appuntamento che fa parte insomma di questo calendario straordinario. E allora i ragazzi qui sono quasi pronti, torni in parte band, due canzoni anche voi o una sola? Due canzoni allora. Allora intanto puoi, scusa, il microfono lo apriamo questo maestro per cortesia? Possiamo aprirlo? Ah ecco, adesso lo apriamo subito per chiedere un paio di... c'è anche... sì. Il pubblico, come vedete, si ingrossa. Facciamo un applauso anche allora al giornalista del quotidiano Il Centro, Raniero Pizzi, che grazie per essere qui con noi. È giusto salutarli, gli amici. Allora, siamo una band improvvisata. Perché improvvisata? Per l'occasione. No. Però le cose fatte bene. Certo. Comunque, siete una band. Siamo una band. Ok. E presentiamo due canzoni in dialetto. Due canzoni. Una in dialetto tornimpartese. Che poi il dialetto tornimpartese è un dialetto particolare. Sì, perché si avvicina molto anche all'aquilano, però è un po' diverso. Sì, un po' diverso. Un po'. E poi un'altra in dialetto di Monte Reale. Ok. Sì. Quindi è arrivato anche il chitarrista. È arrivato anche il chitarrista, quindi siamo pronti. Quasi un attimo. La prima canzone si intitola proprio Canzone tornimpartese. Versi e musica di Mario Santucci. Ok, ma è il maestro Mario Santucci. Il maestro Mario Santucci. Allora, una cosa importante, di che cosa parla la prima canzone? Questa canzone parla anche di spopolamento delle terre interne. Okay. Però dà una speranza alla fine. Parla di spopolamento, ma dà una speranza. È una dà una speranza. Sì. Mentre la seconda canzone... La seconda canzone è di dialetto in Montereale, è scritta da una poetessa di originaria di Montereale, Vice Solfanori Camillocci, e musicata sempre dal maestro Mario Santucci. Però qui... E parla così dice, della nostalgia, proprio, è intitolata proprio Nostalgia del proprio paese. Quindi non può parlare di... Nostalgia del proprio paese. Oh. Qui però c'è un derby... Di qualunque paese. C'è un derby importante. Sì. Perché se qui parliamo di torno in parte e qui c'è Monte Reale, viene da sé che il pane, insomma, Monte Reale è buono, ma è buono anche a torno in parte. E come no? Ci quindi c'è un derby molto importante anche dal punto di vista gastronomico. C'è un derby, ma nella tradizione popolare. È un pareggio. Allora, no, se i torno in parte band sono pronti, maestro, ben rivisto soprattutto. Grazie per essere qui con noi, grazie e prego.
abbiamo anche la sedia per lei, insomma siamo pronti. Abbiamo perso un po' di tempo perché il chitarrista stava al lavoro, certo. Stava al cantiere. Ecco appunto, quindi adesso due canzoni come avete sentito, una in dialetto torna in partese e una in dialetto, no, in dialetto, sempre in dialetto ma che riparte da Montereale. Quindi signore e signori, ho il piacere di farvi ascoltare voce e musica dei Turning Parte Band. Le terre sono piene di pietre, la gente lontano è partita, la bella montagna è finita, da quando già ho fatta la via. Mando un cielo appeglio se non ci sta il lavoro, pure su chi da cielo sarà la festa mari. Il sole torna in partese, fatta di poche parole, ci sta rinchiuso il cuore di tutta la gente. Corre più manco il rio e tante finestre sono chiuse, il vento che passa la sera è come una voce sperduta. Manco gli amici esisto se non ci sta il lavoro, però sotto le trecce sono dolore marci. Canzone torna in partese, fatta di poche parole, di stare in uso il cuore di tutta la gente. Forse ci sta una speranza che bussa alle porte e le case, facete l'entrare una forza, la forza di chi ogni innanzi. Sale queste montagne, la vita sera spiccia, pure sotto il cielo sarà una festa a pari. Canzone torna in partese, fatta di poche parole, ci sta rinchiuso il cuore di tutta la gente, la gente. Grazie, grazie, grazie. Sono nato, mi porto dentro, bello e sincero, lo sentimento, questo paese che m'ha allevato, e queste parti tu so cresciuto. Come stennardo, apprezzanzando, a cuore aperto, rispetto e vanto, pianta di mani, te so portato, te di so scritto, te so cantato. Ma che scimbisa la nostalgia che rabbellisce pure indora, entro re Roma te raddolora, piano destruye traditora. Come mettisti in betto un semito, chiedere porto dei frutti in canestro, dei suoi cameli, odore e sapore, delle ginestre, luce e colore. Gioie e dolori in mezzo a se strai, non son mancati, mancati mai, ma tra sto verde e su cielo splendente, ci sta l'amore tutto lucente. Ma che scimbisa la nostalgia
e ravvellisce pure indora e drore runo te raddolora piano destruye traditora ma che scimbisa la nostalgia che rappellisce tutto rendora il drone rum terra dolore piano destruye traditore. Grazie, grazie, grazie. Signore e signori, torni in parte Bengo, bravi, bravi, ben rivisti. Grazie, grazie, grazie. Questa era la penultima canzone di questo Festival di Sannustio, prima edizione. Ce ne sarà sicuramente una seconda, ne sono convinto, e quindi mi auguro che, insomma, grazie anche alla vostra presenza, questo è molto importante, per cui fatevi un applauso, perché è bello vedervi qua. Allora, detto questo, tra poco presenteremo l'ultimo. Anche noi abbiamo i nostri Maneskin. Scusate, mica potevamo farci mancare i nostri Maneskin de Noantri. Allora, tra poco saliranno su questo palco e vi faranno ascoltare due canzoni. Anche a voi della giuria chiedo attenzione, perché saranno due canzoni molto importanti, così come tutte quelle che abbiamo sentito finora sono state importanti, con dei messaggi importanti, no? Lo spopolamento, la nostalgia, l'amore, di tutto di più. Allora, prima però vorrei fare così un attimo mente locale. Voi ve lo ricordate il canzoniere? Qualcuno se lo ricorda? Come funzionava il canzoniere, no? Lo ricordate? Come? Bravo, ottimo. Chi è che era? Alzi la mano, perché... Bravo, ecco, c'aveva pure la mascherina, quindi era quasi impossibile. Esatto, è impossibile veramente dire, grande presentatore di allora. Allora, io vorrei chiamare sul palco con me, accogliamolo con un applauso, Antonio Frucci. Grazie Antonio. Antonio, prendi un attimo, maestro, accendiamo, oppure cosa prendiamo? Vai con questo, vai con questo. Buonasera a tutti. È tutto improvvisato, quindi come sapete è prima edizione, è tutto. Allora Antonio, tu fai parte di una realtà molto importante, L'A. Intanto sì. Voi se volete cominciare a prepararvi, così, dicevo, tu fai parte di... Come è nata l'idea di L'A intanto? Ma è nata per gioco. Qualche anno fa, quando stavamo sui TG nazionali, sulla stampa nazionale, spesso qualcuno diceva Aquila, e quindi ho detto, caspita, abbiamo nel nome una particolarità quasi unica, cioè la presenza dell'apostrofo e dell'articolo nel nome della città, mettiamolo in evidenza, per cui ho realizzato una t-shirt per me che con scritto L'A come se fosse LA di Los Angeles oppure NY di New York. Io ho quella gialla. Voi dovuti paragoni, Io ho quella gialla di cui vado particolarmente orgoglioso. Tra le tante creazioni legate a L'A ce n'è una in particolare che ti rende orgoglioso? Oddio, non lo so, orgoglioso oppure... Orgoglione. Esatto, detto tu. No, vabbè, tante, in realtà... Ci piace questo progetto perché ci divertiamo a farlo e quindi ci divertiamo con poco, con quello che abbiamo, e sono qui perché Angelo mi ha invitato, perché lo ringrazio dell'invito, perché qualche tempo fa ho realizzato dei poster con delle mappe della regione Abruzzo, uno dedicato, sono quattro poster, uno dedicato al cinema, uno alla letteratura, uno ai programmi TV e uno alla musica. Ho immaginato alcuni titoli famosi, di alcune canzoni famose, quindi, ambientate in Abruzzo. È uscito fuori questo poster, lo faccio vedere brevemente perché poi dopo sarà oggetto di gara in realtà. Sì, io intanto, se posso aiutarti a tenerti qualcosa. No, vabbè, è molto semplice, c'è una mappa dell'Abruzzo con dei titoli delle canzoni ambientati. Sì. Nei paesi e nei comuni della città. Facciamo un esempio, no? Una famosa canzone, allora, antimilitarista di Fabrizio De André. Spieghiamo il gioco. Quindi, esatto, intanto avvisiamoli, perché certo, magari si prepara qualcuno mentalmente. Mi raccomando, state pronti perché dovete suggerire. In realtà abbiamo bisogno di due volontari. Sì. Per un gioco. Eccolo là, io sceglierei quello più giovane. Va bene, là. Sì, il giovane. Esatto, il giovanissimo. Prego. Voglio precisare una cosa che mi ha citato.
Il musichiere. Ha ragione. Ma sa, a una certa età. Venga. Possiamo dare le prove che c'è scritto musichiere, musichiere qua. Quindi musichiere. È che parlando di canzoni, Vanni si è un attimo confuso. Ha detto canzoni, ma è uguale. Canzoniere, musichiere, prego. E poi magari un giovane. No? Grazie. Dai, vieni. È molto semplice. grazie mille. Allora, è molto semplice. Allora, facciamo un esempio. Allora, secondo volontario, Tommaso. Ciao, Tommaso. Grazie mille. Quindi, Tommaso, e mi sono perso il nome del signore. Facciamolo presentare. Giuseppe Dettopino. Giuseppe, allora spiega, tu sei aquilano da quante generazioni? Allora, io sono nato a Pizzoli, aquilano di adozione, però noi crediamo nell'Aquila, ma nell'Interland, perché l'Aquila è stata fondata da 99 castelli. Bravo. Quindi vengono prima i castelli che stanno al di fuori e poi l'Aquila. Esatto. E l'Aquila poi nel tempo, purtroppo, si è dimenticata della parte limitata. Adesso bisogna arrivare a un ritorno, una interazione tra i paesi che stanno al di fuori e la città. Farli tornare protagonisti. Sì. No, insieme. Insieme. Che l'Aquila deve volare. Esatto. Il simbolo di questo luogo è l'Aquila. E come si chiamava il programma di prima? Il musichiere. Allora, tu invece sei? Io sono un outsider, sono Tommaso e vengo da Terni. Molto okay. Assai. Quindi bene. Proprio da un'altra regione. Vincerai sicuramente. Staremo a vedere. Terni si festeggia San Valentino, esatto, il famoso. Sì, perfetto. Esatto. Allora, spieghiamo Antonio come il musichiere. Cioè questo sonarello che San Valentino morto a Roma. Morto a Roma. È portato in sepoltura a Terni. Ci tiene a precisare. Okay. Morto a Roma e giustiziato vicino a Ponte Milvio, che è la zona della mia squadra del cuore, la Lazio. Ecco perché ci sono i lucchetti de... Vabbè, allora. Non mi spiegavi i lucchetti perché a Ponte Milvio. Poggerò quindi questo sonarello lì. Il primo che si prenota prendendo questo sonarello ha diritto a rispondere. Però il non pubblico, vi fate male. No, non vi fate male. Il pubblico è invitato a suggerire, a tifare, suggerire. Certo. Facciamo un esempio. Ecco, un esempio. Quello lì, allora, lo mettiamo qua. Se io dico, attenzione. Lo tengo io. Chi prende voi... di voi due che lo prende significa che sta la canzone. No, questo è l'esempio però, Anni. Ok. Famosa canzone antimilitarista di Fabrizio De André, che narra la storia di un soldato ucciso e sepolto in un campo di grano. Aspetta. Allora, fatemi finire perché... È vero, signora, la guerra di Giulio è quella là, però è in mezzo a 1000 papaveri rossi al confine tra Abruzzo e Marche. Quindi non è la non guerra è di la, Piero, ma la, è la... La... Qual è un comune al confine tra Marche e Abruzzo? Che è fattinenza con guerra... Dai, guarda, qua su forte. Controguerra! La controguerra di Piero. È questo il livello, ok? Cioè, siamo così. Niente di complicato. È questo. La controguerra. No, va. Ragazzo di Terni. No, è successo. Tommaso sta in difficoltà. Vuoi essere sostituito, Tommaso? Stanno diventando tutti i microfoni. Anche sì, poi quello diventa... Proviamo. Detto questo. Questo è l'esempio. Questo è un primo esempio. Facciamone un altro così capiscono ancora meglio. Questo vale per la gara, però. Ok. Famosa canzone. In questo momento non rispondo più. Perché? No, è importante. Allora, attenzione. Quindi, famosa canzone di Loredana Bertè del 1979, dedicata al satellite della Terra, che va a cercare un po' più là qualche cosa da fare dopo aver pianto un po' nella valle del Tirino. Luna. Quindi il satellite la luna Bussi. Vanni, tu sei il giudice e arbitro della gara. Dai un punto. Io perché sono diventato al microfono. Un punto. Luna. Ok. Questa? Allora, un punto a testa. Va bene. Ha partecipato. Quindi questo è capito come funziona? Sì, okay. Facciamo una terza ipotesi. Allora, canzone degli Erio e le storie tese, questa che parla di un boschetto nella Valle Roveto, proprio al confine tra Abruzzo e Lazio, con un fottio di animaletti un po' matti e dai piedi strani. Quindi, Erio e le storie tese... I giovani, meno, questa è po', l'hanno fatta per giovani. Ma è meno il Bosco di Sant'Andone. Eccolo, vai. E qual è la canzone? Il vitello dai piedi. Il vitello? Dai piedi di Balza. Di Balza è quella vera. Di Balzorano è questa qua. Punto a chi?
è declinata la canzone. Ah, 1-1. Vabbè, rimaniamo una. Questa è facile. Dai, questa è più questa facile. Questa la conoscete tutte e due, questa sicuro. È una famosa canzone di Francesco De Gregori, quindi ispirata alla storia vera di un artista circense che senza ali e senza rete vola verso una frazione orientale del comune dell'Aquila. La? Quindi, la? Madonna Cannone, ok. Però ma l'Aquila Est che ci sta? La? Declinata? Oh. No, l'Aquila Bellamena, no. La? Strillate perché da qua non si sente. Quindi, la? Le due, la? No. La? Cannone, la? La Onna Cannone. La Onna Cannone, la Onna Cannone. La Onna Cannone. La prima canzone di Body Shaming. Vabbè. Allora. È 2-1. 2-1. Adesso quarta e penultima canzone. Quarta, sì, questa allora, attenzione, è intanto è straniera, esatto. Però è famosissima. Non c'è il nome di un singolo comune o paese, ma di una valle abruzzese. Sì. Famosa canzone reggae, sì, cantata da Bob Marley, che ripete di non piangere a una donna seduta lungo un fiume della provincia di Teramo che sfocia tra Roseto e Pineto. Cioè, Alberto Orsini che ride, non ho capito perché. E dilla, suggerisci. No, vedi, si vergogna pure di suggerire. Comunque, la canzone di Salinello, no. La canzone di Bob Marley, quella là. È No Woman, No Cry. Ecco, ti suggeriscono, Tommaso. Attenzione. E quindi? Qual è il titolo della canzone no vera? No Woman, No Cry. Dai. Ah, Woman, no. No, non crai. Bravissimo, 2-2, a sorpresa di bravo, bravissimo. Grande Giuseppe Dettopino. 2-2, questa è decisiva perché è l'ultima. Ok, ma sì. Non crai. Vediamo un po'. Famosa canzone di Franco Battiato che narra il senso di smarrimento provato dall'autore in un borgo peligno ai piedi della Maiella, noto anche per la casa dei nonni di Madonna. Sì. E per non far cambiare idea sulle cose e sulla gente. Quindi cerco un centro di gravità permanente. Però non è un centro, però, ma è un però al posto di centro. Ma centro. Quindi allora io direi che quindi un centro di gravità permanente. Bravissimo. Bravo. Ha vinto 3-2. Allora, va bene, vado a prendere i premi perché ci sono dei premi. Ha vinto. Giuseppe, allora però. Lei allora ha diritto a un premio. No, dammi del tuo. Allora, un calendario che abbiamo realizzato. Un calendario qua, dedicato all'Aquila, alla città. A tutte e due i partecipanti. Due per il coraggio e per essersi messi in gioco. Grazie. Con simpatia, grazie. Grazie davvero. Però, grazie. Però hai detto, chiedo perdono, è il primo festival. Dice ce ne sarà un secondo, non lo dobbiamo più interrompere perché qua ci sono delle persone che forse serviranno più giorni per cantare le nostre canzoni. Benissimo. Quindi, un applauso per favore, la grazie prima volta per sempre forever. Piano, grazie piano, ancora piano, perfetto, a posto. La facciamo? Sì, ci abbiamo, certo. Ok, allora. Ve ne diciamo qualcuna così a raffica, di alcune canzoni che sono presenti sul poster. Sì. Allora, ma vogliamo invitare Angelo anche? Come? Angelo, ti va? Angelo, dov'è Angelo? Angelo dai. Di Nicola. Facciamo un applauso, Angelo. Vi svelo un aneddoto. Quando mi ha chiamato Angelo mi ha detto fai tipo Benigni. Sì, fatto, sì, lo volevo rassicurare che non ho nessuna intenzione di toccare il pacco di Benigni. Quindi e Fiorello. Scusa. Allora, vai. Fruciello abbiamo. Così, io adesso dirò il nome del cantante. Scusa, io confuso, do il nome del cantante e io dico l'inizio della canzone e tu chiudi. Tu chiudi con il titolo della canzone. Ok. Bene? Sì. Ok. Ovviamente siamo, non abbiamo fatto nessuna prova. Vai. Ci dovremmo riuscire. Scusa. Ci dovremmo allora riuscire. Io dico Fabrizio De André. Bocca di Roseto. Facciamo Branduardi. Cogli la prima? Pietra Camela. So bravo, eh? Giovanotti. Serenata. Rapino. Facciamo anche Vecchioni. Lucia. San Salvo. Lucia San Salvo. Poi abbiamo Antonello Venditti. Sotto il segno dei? Pescina. Poi abbiamo Piero Focaccia. Stessa spiaggia. Atessa Mare. Ligabue. Urlando contro
il Celano. E Gino Paoli? Sapore di Salle. Battisti? Fiori rosa, fiori di Pesco Costanzo. Rino Gaetano. Berta? Filetto. Berta Filetto mi piace. Poi abbiamo Zecchino d'Oro 44. Cepagatti. E gli 883 hanno ucciso l'uomo Aragno. Angelo De Nicola, Antonio Frucci. A proposito di 883, qualche estate fa Max Pezzali ha realizzato una canzone che si chiama In questa città ed è dedicata a Roma, parte della stazione di Burtina, non so se la conoscete, no? Non è una delle più note degli 883 di Max Pezzali. E così, per scherzare, sempre per gioco, ho riscritto il testo come parodia, come se fossi Max Pizzoli. Vabbè, questo. E a proposito, salutiamo il signore Pizzoli. E poi, due miei amici, Fabio Nav e Sabina Liucci, l'hanno cantata. Il video è orrendo perché ho fatto io in macchina lato passeggero, però ve lo facciamo ascoltare, cioè, e ci salutiamo così. Quindi buon proseguimento e buona serata. Grazie mille. Antonio Frucci, L'Apostrofo A. Grazie. Allora, prima di farvi sentire il prossimo gruppo, vediamo e ascoltiamo insieme il video che si intitola A sta città, Max Pizzoli. Meglio che Caleo prima i motel, siamo mille e i taxi forse due o tre, però poi trovi un tappo pure alla rotonda, su viale Corrado IV tece Ponvecchia, e invece ecco un monte taglio per farle pretar, io tassista che me fa matucci de pescar, certo pure gli adriatico state messi male, a non rimane solo io derbi con Monte Reale. Però ci vi date bagno sta proprio un culandia, come ci fini tu loco scusa la domanda, gli rispondo solamente me ce porta il cuore, scegli tutto gioie e piante pure io quartiere, chissà se ma sera incontro gli amico cignale, che non è io soprannome proprio gli animale, che me sta simpatico perché degli occhi tristi, ma me fa le festi. A sta città ci sta qualcosa che non te fa mai senti solo, pure quando volesse da zampate a tutto sa, essere bella e presentasse con gli abiti bonu, e dimmi alla recchia che se ricostruirà, se no pure sti cazzi che se non passerà. L'Aquila Nord, l'Aquila Sud, l'Aquila Ovest Est, e cose vive macchina come a Los Angeles. Se capisci sci della costa guidi in un dito, mentre la terno scorre tra i campi dei cupidi. Gli GS fau a gara con gli ADQ7, su dei 5 metri per le strade sempre più strette. Meglio rincontrasse tutti agli quattro canto, tranne sabato che gli ed a fa gli Aquilò. Tengo un amico a Royo ma per gli ci è un viaggio, un altro amico a io corso stretto e non c'è sta parcheggio, pure un altro a bel vedere ma in un cantiere, ma è un amico e mi capisce quando arrivo se bevi. Quattro guardie alternativi che fuori vestiti, gente che lavora duro e soli ben puliti, 60.000 le persone in mezzo a ste montagne che non può lasciare. A sta città ci sta qualcosa che non te fa mai senti solo, pure quando volesse da zampate a tutto sa, essere bella e presentarsi con gli abiti buoni, e dimmi alla regia che se ricostruirà, se no pure sti cazzi che se non passerà, tu vai alla crocetta a vedere l'Aquila. Eccolo qua. Complimenti davvero.
L apostrofo A a sta città. Allora, concludiamo questo festival di Sanremo alla grande. Li ho conosciuti nell'autunno del 2009, perché come radio, non so se ve lo ricordate, stavamo in un container a Meridiana e loro ci vennero a trovare per presentare il loro CD. E parliamo dei Sale Chiodato. Un applauso ai Sale Chiodato, che poi è nata la curiosità, no? Ma perché Sale Chiodato? E lì è tutto un discorso legato a una signora che aveva bisogno di sale iodato e disse: dottor, e disse: sì, dica, io ho bisogno di sale chiodato. E quindi da qui il nome Sale Chiodato. È tutto vero, ci mancherebbe. Questo me lo hanno raccontato loro in un'intervista. E ti abbasso un po' il microfono. Sì. E quindi tutto è nato da questa signora. Poi i Sale Chiodato però hanno avuto l'ardire, il coraggio e la passione di trasformare quello che voi considerate un hobby, perché voi non fate questo di mestiere e lo sappiamo tutti, e quindi trasferire la vostra idea di musica in canzoni che poi sono sfociate in un album. Vi hanno portato anche a Sanremo Rock. Sì. Quindi insomma è stato un tre album abbiamo fatto. Tre album. Speriamo ci magari il buon angelo organizzi anche un San Lustio Rock, chi lo sa, magari. Sì. E quindi allora voi presentate due canzoni. La prima sono due must del nostro Abruzzo, diciamo, ecco, L'Aquila Bella Me. Sì. Aquila Bella Me e So Saito Io Gran Sasso, arrangiate a modo nostro. Il pubblico è d'accordo? E allora, signore e signori, i Sale Chiodato. Bella me,
da bella me. Tu invece visto nasce, tu invece visto cresce. Aquila bella me. Yeah.
fare di te della maiella. Nino Romanelli, Andrea Maurizio, Marco Boffa, Gianfranco Dalò, Domenico Capanna, grazie. Mi state chiodato, bravi, grazie, grazie, grazie. Allora, la giuria adesso ha tutto il tempo di stabilire quale potrebbe essere una graduatoria, e la prima graduatoria del primo festival di San Lustio con il comitato organizzatore del Pianeta Maldicenza, 19ª edizione, e quindi assegneremo il Palio e l'Agnesino. Angelo De Nicola, vieni, aiutami a concludere questa prima serata di questa straordinaria festa musicale. Allora, innanzitutto un applauso ad Amadeus, no, qua, perché grazie. E un applauso a Antonio Fruci, che è un genio, davvero, grazie, un genio dell'aquilanità. Se ci fosse stato l'avvocato Cecchini oggi, l'avvocato Attilio Cecchini avrebbe goduto di questa innovazione dell'aquilanità, no? L'abbiamo sempre ricordato, don Attilio, lo ricordavamo anche ieri quando diceva, no? Dice, ma l'aquilano com'è l'aquilano? L'aquilano è quello che gli dice, a dov'ha? A una parte. Con chi? Con uno. A che fa? Una cosa. Che non ti ha detto niente, ti ha risposto educatamente. Allora, io credo che l'esperimento è riuscito, ma me lo dovete dire voi. Anzi, ce lo dovete dire voi. Perché al di là di differenze di impostazione, di cultura, diciamo, come dire, ci sono i professionisti, avete visto gli ultimi con i Sale Chiodato, che insomma rappresentano una realtà importante, così come altre realtà importanti, Folcavacca. C'è stata qualche defezione perché l'influenza e il Covid, come sapete, non ci mollano. Però io dico questo, che al di là di questo è un po' simile a quando facevamo i componimenti in dialetto. C'era il grande scrittore, conoscitore del dialetto, e c'era magari l'esordiente, come è successo a Giacomo Carnicelli, dove sta, che c'è diventato sindaco di Torniparte, convince l'Agnesino e consigliere provinciale adesso, no? Erano degli esordienti Giacomo in quel momento, rispetto ai nomi Narducci, nomi importanti, Villani, tutti i nomi. Quindi anche qui l'equilibrio. E poi la giuria che era composta principalmente da donne poliziotto, quindi, no? Quindi, con tutti i crismi, avrà espresso il suo giudizio, una giuria ovviamente popolare. L'abbiamo fatta coordinare da Mario Celi, che è della Congrega degli Scimuniti, quindi era quello più adatto. Mi raccomando, il trattino, Scimuniti col trattino, quindi era la persona più adatta per poter coordinare l'associazione della polizia. Quindi, se siamo d'accordo, se Momi e Teatro Service, no, non mi leva l'amicizia, perché hanno fatto letteralmente un miracolo,
perché non era facile, l'avete capito. Però io penso che noi pensiamo, perché questa era l'idea del comitato organizzatore, che così Vanni, che è anche del mestiere, quindi mi può confermare, perché lui ha detto che ha fatto le scuole basse. No, lui ha fatto male le scuole basse. Esatto. È questa la, il problema. La precisazione. Però dico che possiamo strizzare l'occhio ai giovani, che è il nostro obiettivo, perché qui ci sono tantissimi agnesini, io li conosco volto per volto, perché partecipano, ci sono, riempiono questi teatri sempre con grande affetto, con grande, anche con grande curiosità, perché dice vediamo che si sono inventati questi stavolta. Però noi dobbiamo trovare il modo per collegarci, per aggregare i giovani, e per esempio parlo dei Folcavacca, per esempio il Trio 99, che non è potuto essere con noi purtroppo, però sarà domani. Lo saranno domani, ma comunque con questi possiamo cercare di strizzare l'occhio ai giovani e coinvolgerli in questa nostra avventura che è Sant'Agnese, con una gara goliardica. Adesso ci sarà un vincitore e gli altri sono tutti pari merito, ovviamente noi non dobbiamo bocciare o promuovere nessuno, ci dobbiamo soltanto divertire. Quindi adesso ce ne andiamo al fuori, le cornie, vin brulè, mi dicono che l'aria è particolarmente frizzante, quindi facciamo un po' di decompressione all'atrio del Renzo Piano, dell'auditorium Renzo Piano, ci mettiamo fuori e in tempo che gli scimuniti, lo scimunito fa i conti per le medie del vincitore, consegneremo il palio che vedete lì con l'antica aquila duecentesca, l'antico stemma dell'aquila duecentesco, il palio di Sant'Agnese, che ovviamente Sallustio strizza, come si fa la satira, fa il verso a Sanremo, il palio fa il verso al palio di Siena. Buona Sant'Agnese a tutti, ci vediamo fuori, grazie, grazie, grazie a tutti, grazie a Vanni Fiordi, Angelo De Nicola, grazie.